appena finisce il culto procederemo a un battesimo. Amen. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Spirito Santo, grazie. Signore, grazie. Grazie perché è una grazia poter stare alla tua presenza. È una grazia di Dio essere presenti. Accomodatevi. Lode Gesù Cristo. Egli è venuto per dare grazie. Grazie e pace. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. E questa mattina, ecco, accomodatevi, dopo procederemo. Questa mattina vogliamo parlare del battesimo, che cos'è? Così noi abbiamo coscienza di quello che facciamo, di cosa il Signore Gesù ci chiede. E perché Egli ce lo ha lasciato. Gloria a Gesù Cristo. Dice che le acque rappresentano nella Bibbia la purificazione. Quando ci fu il diluvio universale, Dio purificò la terra dal peccato che era così cresciuto, era così, come dire, divampato sulla terra, che era diventato. Ed egli pensò di cancellare tutto. Lode Gesù Cristo. Dio odia il peccato. Tu vuoi sapere cosa odia il Signore? Il peccato. Lo odia. È in odio. E il Signore disse: cancelleremo tutto. E siccome c'era un solo uomo, uno solo, che aveva fede, dice: tutti quelli che crederanno in quello che tu fai saranno salvati. Dice che i popoli, i vicini, quando vedevano Noè costruire quest'arca, immaginate cosa avveniva intorno a questo predicatore, dice, di giustizia. Noè è un predicatore di giustizia. Predicava la giustizia di Dio, le opere giuste del Signore, in un momento dove il peccato era così cresciuto, era diventato, dice, si salvarono lui e la sua famiglia. In quel diluvio si salvarono lui e la sua famiglia. L'influenza sulle nostre vite della cultura dove noi viviamo una cultura del consenso, una cultura fatta di numeri, di democrazia, dove i partiti, gli uomini politici cercano consensi per avere un potere, essere delegati a governare, ad avere un potere. E quindi il numero. E quindi questo numero che Dio a un certo punto a Davide vieta di contare il suo popolo. Lui si mise a contare e Dio glielo contestò.
Era un grande peccato. Perché? Perché certe cose appartengono al Signore, non appartengono all'uomo, non appartengono a noi. Il volere, l'operato, la nascita, la crescita, lo sviluppo. Ci sono cose che non appartengono a noi. Ma l'uomo, ecco, noi vediamo come l'uomo nell'azione della torre di Babele, il cuore dell'uomo dice che è insanabilmente maligno, così dice Geremia, e si innalza così tanto che se ne avesse la possibilità arriverebbe a Dio e anche oltre. Quindi, lode Gesù Cristo. Vogliamo capire qual è il cuore del Signore affinché noi possiamo entrare nel suo progetto salvifico. Perché se noi comprendiamo, entriamo in un progetto. Se noi non comprendiamo, perché il Signore ci vuole spiegare il regno, ci vuole spiegare le cose del cielo? Perché ci vuole coinvolgere. Questa mattina Egli ci vuole coinvolgere nel suo progetto di salvezza, nel suo progetto di vita. Gloria a Gesù Cristo. Sei tu d'accordo? Signore, grazie. Signore, grazie. E Noè non si scoraggiò benché fosse solo. Non si scoraggiò benché non avesse il consenso della sua città, del suo paese. Si scoraggiò. Perché il nostro sguardo deve essere sul Signore, sulla volontà di Dio, nel rapporto con Lui. Lode Gesù Cristo. Egli questa mattina ci vuole coinvolgere nel suo progetto di vita. Ti interessa entrare nel progetto di vita? Amen. Ed egli dice: per partecipare a questo progetto di vita, egli ci coinvolge, ci chiama. Quindi c'è una chiamata. Questa mattina noi siamo chiamati, nostra sorella è chiamata, come siamo stati chiamati noi. Siamo chiamati. La vita di Dio, lo sviluppo di Dio, è caratterizzata dalla chiamata. Io ne so qualcosa, ne posso parlare perché so che cos'è una chiamata. Lode Gesù Cristo. È l'unzione, la vita, c'è se c'è la chiamata di Dio. Egli ci sta chiamando questa mattina, c'è una chiamata. Questa mattina c'è una chiamata a un impegno nel progetto di vita salvifico per ognuno di noi. È un progetto dove noi riceveremo tutto quello che a noi serve. Lode Gesù Cristo. Il progetto di Dio è fatto per noi, fratelli. Noi pensiamo che dice, chissà cosa ci chiederanno. Basta che tu credi, dice. Un cuore che crede. Un cuore che si arrende. Egli vuole la tua fede. Sai cosa vuole il Signore? Il minimo della fede. Questa mattina tu vuoi piacere a Dio? Desideri piacere al Signore Gesù Cristo? E allora devi credere che Egli è il Signore questa mattina. Oh, l'accendi, lascialo così, a uno. Egli è venuto per coinvolgerci. E ci vuole coinvolgere nella vita. A me interessa la vita. Io ho bisogno della vita. Amen.
è un bisogno di noi uomini. Ed egli prega per noi, il Signore prega per noi, la sua preghiera è per noi. Dice: non che siamo tolti da questa terra, sapevate? Che Gesù prega, non che noi ce ne andiamo. Ce n'è un altro che prega che noi ce ne andiamo. Quello si chiama Satana il diavolo. Gesù prega che noi restiamo per fare l'opera sua. Sai perché vuole che noi restiamo? Per fare l'opera sua. Tu comprendi? Egli ci vuole coinvolgere per noi, vuole mettere la vita in noi. A volte avviene che dice: no, Signore, gli animi diventano suscettibili, increduli. Dice: no, ma il Signore mi ama. Egli è l'Iddio dell'amore. L'amore nasce da Lui. Chi genera l'amore? L'amore del Padre è Lui. E se Lui ti contamina con questo amore, diventi un cristiano. Un cristiano, sai chi è? Un uomo contaminato da Dio. Sono tanti uomini contaminati dai demoni. Fatti contaminare dal Signore. Questa è una contaminazione buona. Contaminato da Gesù, dall'amore di Gesù. Dice: il suo amore mi alimenta. Guarda, tu vuoi capire, dice, ma com'è un contaminato del Signore? Io sono uno contaminato da Gesù Cristo. C'è una fissa. Tu mi parli, io ti parlo di Gesù Cristo. Dovunque tu giri e volte, io poi, è come un giocatore di tennis, io ti rispondo sempre con Gesù Cristo. C'è il mio colpo, la mia volée. La mia volée è Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo. Quindi dice: il pastore è uno contaminato, lo potete dire, il pastore Tony Moscato è contaminato dal Signore Gesù Cristo. Perché io lo amo con tutto il cuore, sono innamorato. Innamorato di Gesù, innamorato di Gesù. Innamorato di Gesù, innamorato, innamorato di Gesù, innamorato per lui, innamorato perché il mio cuore oggi è Gesù Cristo è Nazareno. Innamorato di Gesù, innamorato di Gesù, innamorato di Gesù, innamorato, innamorato di Gesù, innamorato di Lui, innamorato perché nel mio cuore oggi ho Gesù Cristo Nazareno. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. E Gesù da quel tempo cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Lode Gesù Cristo. Ravvedetevi,
perché il regno dei cieli è vicino. E dice al versetto 23, capitolo 4 di Matteo, e Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del regno. E questo regno di Dio, che cos'è? Che è un mistero. È un mistero per coloro che non possono entrarci, è un mistero, rimarrà sempre un mistero. Per coloro che lo guardano con circospezione, come dire, guardandolo, osservandolo, sarà sempre un mistero. È un mistero che una persona, un gruppo di persone che amano il prossimo fanno qualcosa per il prossimo. È un mistero. È un grande mistero. È un mistero che, toccato dall'amore di Dio, uno si innamora di Gesù e sente il bisogno, un bisogno. Sai quando uno è innamorato della fidanzata, innamorato della fidanzata, non vede l'ora di vederla. La fidanzata è lo stesso, a dov'è, a dove sta, è vicino, è lontano. Ora c'è smartphone, ci sono gli smartphone, ora c'è un controllo, c'è il fiato. Ah, l'ho beccato. Ora ci sono ora, i programmi che fanno il tracking, cioè ti controllano pure se vai in bagno. E quanto sei stato in bagno? Dice, guarda qua, mi risulta che ti sei fermato. Che hai fatto? Lode Gesù Cristo. Cioè, li capiamo bene questi metodi. Essere innamorati di un fidanzato, di una fidanzata, ma essere innamorati di Gesù. E io vi invito a provarlo, a innamorarvi del Signore. La vostra vita cambierà. I vostri desideri cambieranno. I vostri obiettivi cambieranno. Io spiegavo a una sorella. E come fai a spiegare? Devi spiegare che ami il Signore e che cerchi di amarlo e fare la sua opera con tutto il tuo cuore. E l'amore verso di Lui ti porta a vedere quando non c'è l'amore puro, non c'è un amore così forte, ma c'è un amore, come dire, che è toccato da un interesse. Tu più ti avvicini al Signore e più vedi le cose, più non esistono misteri, più ti allontani e più il mistero aumenta. Sino a quando potresti fare pure la trasmissione, mistero. Lode Gesù Cristo. Funziona così. Io con questa parola mistero ho avuto me rotolata nella testa per anni. Dentro c'era un bravo prete, padre magro, me l'ha ricordato il fratello Pasquale, che stamattina non c'è, padre, che lui ogni minuto ci diceva mistero della fede. E io poi lo incalzavo facendogli domande. Lui si arrabbiava, poi mentre non me ne accorgevo si avvicinava uno scoppolotto. E sto mistero a me puzzava.
questo mistero. Perché dentro di me non potevo mai credere, e in effetti è così, che Dio è venuto per portare dei misteri. Egli è venuto per rivelare. E Pietro, l'apostolo Pietro, uno di quelli che ebbe la prima rivelazione, che per prima ricevette la rivelazione su Gesù Cristo, camminavano con Gesù. Se Gesù gli chiede: ma voi chi pensate che io sia? Questi poveretti camminavano con Gesù, immaginavano, ma in effetti, dice, ma che ne è che? A Cosenza avrebbero detto così. Dice, ma chi dicono che io sono? Dice ai discepoli. E qualcuno rispose, dice, qualcuno dice che sei l'Elia, qualcuno dice che Giovanni Battista è risorto, un profeta. Dice: ma voi che dite? Qual è il vostro pensiero? E qua tutti muti. Rispose uno, Pietro, l'apostolo Pietro. Dice: tu sei l'unto di Dio, il Cristo, cioè il mandato, il Messia. Lode Gesù Cristo. E il Signore gli risponde: Pietro, non è carne e sangue che te l'ha rivelato, ma è il Padre mio celeste che è nei cieli, che lo rivela a coloro che egli vuole. Lode Gesù Cristo. A coloro che egli vuole. E Pietro era uno di quelli che chiamati. Erano tutti e 12 chiamati. Ma chi giocava con smartphone? Chi giocava a PlayStation? Chi giocava con Facebook? E c'era uno, magari, dico, giocando su ste cose, ma c'era uno che forse aveva un interesse e un amore maggiore. E Dio gli rivelava qualcosa di più. Ma perché Gesù viene per dare, ma lo vuole dare a tutti. E gli viene per dare, fratello. Ed egli non ci vuole che noi abbandoniamo i nostri lavori, le nostre famiglie. Non vuole che noi distruggiamo. Perché egli è un edificatore. La sua parola crea, edifica. Distrugge il male. La parola di Dio distrugge il male. Se c'è male questa mattina nei cuori, negli animi, dentro di voi, la parola creduta dentro di voi distruggerà ogni male, ogni radice velenosa. Basta farla entrare nel cuore la parola, non lasciarla solo in una parte, dice no, filtrarla. Ma falla entrare. Credi, questa mattina che sei venuto, credi nella persona di Gesù Cristo. Accettalo con tutto il tuo cuore, anche oggi. Dici, ma io l'ho accettato. Accettalo. Accettalo. Anche oggi. Accettalo. Credi e la sua parola ti fortificherà. Ti riempirà di vita, di unzione, di benedizione e ti darà tutto quello che serve. Lode Gesù Cristo. Sembra riduttivo, ma la sua parola è vita, la sua parola è potenza. L'altra sera, parlando con dei fratelli che mi chiesero, avevano dei problemi. Mi ho ascoltato, come ascolto. E la sorella mi disse: che dobbiamo fare, pastore? Pace. Dice: che dobbiamo fare, pastore? E io: guarda, prega.
E mi disse, ma io ho bisogno di qualcosa di concreto. Questa preghiera, dice, quasi quasi, dice, tu non vedi l'ora che ce ne andiamo. Io, vedi che io sono qua per fare l'opera di Dio e credo fermamente in quello che ti dico. Se tu preghi il Signore, lo fai con fede, ci credi. Dice il Signore che se tu avessi fede, quanto un granello di senape spostereste questo monte da qua nel mare. Quindi il problema dov'era in quei discepoli? Era nel Signore, nella parola o nella fede che loro avevano? Dio, se tu lo fai e ci credi e ubbidisci, ubbidendo ci credi, tu riceverai il frutto. Tu riceverai il frutto. Ma ho sudato, vi dico, io la racconto così, ma ho sudato per convincere a pregare che la preghiera è un atto di fede, vero? È un'azione che mette in moto l'intervento di Dio. Sembra così, sembra. Sudai per spiegare questo. E poi ogni tornavo indietro. No, pastore, ma io ho bisogno. Io bastone non ne uso. Abbiamo questi problemi, ti prego. Chi può intervenire nel cuore degli uomini? Chi? Se non il Signore Gesù Cristo, che è il creatore mio, tuo e di tutta l'umanità. Poi alla fine si sono convinti. Io ho detto, Signore, speriamo che si sono convinti. Ma grazie a Dio si sono convinti perché il giorno dopo mi chiamano trasecolati, increduli quasi. Gli ho detto, ma che tu sei incredula, lo so. Dice, ma è impossibile, pastore, abbiamo pregato e guarda, le cose sono cambiate. Il padrone del lavoro gli ha lasciato, gli ha ridotto il lavoro con lo stesso. Un miracolo. Tu mi chiedi a me, ti dico, è un miracolo. È un miracolo, è un miracolo. Amore, è un miracolo perché l'hai visto tu, quando te lo dico io non è un miracolo. È un miracolo. Lode a Gesù Cristo. Ma succede sempre come quei 10 lebbrosi che erano stati liberati, guariti. Di 10, sai chi tornò indietro per ringraziare il Signore? Uno. Non lo so. 9. Continuarono a fare i fatti propri. Dice tanto, a me, a un Signore, me lo deve. Lode a Gesù Cristo. Però grazie a Dio il Signore ha risposto. E risponde in maniera soprannaturale. Come noi non sappiamo, come è impossibile per l'uomo. E mi ricordo le ultime parole che io gli dissi. Guarda che la preghiera, molto po' la preghiera del giusto, così è scritto, muove il braccio dell'Eterno. Muove il braccio dell'Eterno. Ah, trasera era e faceva così. Gloria a Gesù Cristo. E gli ho spiegato, e secondo te, che stiamo a fare qua? Certamente non l'opera dei pupi, saremmo in un teatro. Facciamo l'opera che ci è stata affidata per mandato. Noi ci crediamo e la portiamo avanti e chi ci crede entra. Questa mattina nostra sorella entrerà nel regno di Dio. Dico entrerà perché il Signore dice nel capitolo 3 di Giovanni a Nicodemo, Nicodemo, se vuoi entrare nel regno, Gesù rispose dicendo, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno. E per vedere il regno devi entrare.
Lode Gesù Cristo. Dice, se non è nato di nuovo. E lui risponde, ma come posso io nascere di nuovo? Posso io nascere di nuovo? Come la sorella. La sorella l'altra sera. Era tipo Nicodemo. Ma può la preghiera intervenire? Può il Signore intervenire? Secondo te, può toccare quell'uomo, il padrone, il responsabile? E io rispondendo, tutto è possibile a chi crede. Sperando io contro ogni speranza. Lotto per voi, lotto per voi, a volte lotto. Lotto per la fede. Però grazie a Dio la sorella non teneva dentro, perché alcuni li tengono dentro questi pensieri. La sorella lì, esternandoli, ho potuto controbattere. Ma molte volte, la maggior parte delle volte, sono lotte nello spirito. Quelle posizioni sono negli animi, nell'uomo. E pastore, sta preghiera. Molto può la preghiera del giusto. Fatta con fede, dice che muove il braccio dell'Eterno. Gloria a Gesù Cristo. E noi siamo entrati in un regno dove regna Gesù Cristo. Dove lui è il solo padrone e re, l'unica maestà. C'è un solo trono, c'è un solo Dio, si chiama Gesù Cristo. E tutti i poteri di questa terra, del cielo e di ogni luogo, dice che piegheranno le ginocchia davanti a lui, tutti. Lode a Gesù Cristo. Quindi il mio Dio è il Dio più grande, è il Re dei Re, è il Signore dei Signori. Gloria a Gesù Cristo. Entra nel regno. Nicodemo, vuoi entrare nel regno? Vuoi entrare nel regno? Bisogna che tu nasci di nuovo, perché con questa natura tu non puoi entrare, con la natura umana noi non possiamo entrare nel regno, ci è impedito, è un fatto dello spirito, c'è un impedimento spirituale. Tu vedi, osservi, sei un grande osservatore. Ma per entrare nel regno, la porta è Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. E accettando Gesù Cristo nel tuo cuore e facendolo regnare giorno dopo giorno, tu vivi il regno. Entri nel regno e vivi il regno. Perché molte volte, sai che avviene? Avviene che c'è un nemico che semina la zizzania. E ti dice, se fosse lì, non ci credere, non è vero. Dov'è il regno? Dove l'hai visto il regno? Lode Gesù Cristo. E tu rispondi, è scritto, è altresì scritto. I regni te li do io. Parlando di regni, Satana, nel deserto, tentando Gesù, gli dice, i regni te li do io, i regni. Satana viene e dice, che regno, il regno di Dio? Te li do io, i regni. Vedi quali sono i miei regni? Questi. E gli fa vedere tutte le città. Cioè gli fa vedere il potere che c'è sulla terra. È mio il potere sulla terra. Sulle città. Io te lo do se tu ti prostri e mi adori. E Gesù ci vuole dare un regno che non è di questo tempo. Ce lo vuole dare a ognuno di noi. Le chiavi.
Non perdere le chiavi. Qualcuno ogni tanto troppe chiavi, perde le chiavi. E gli è venuto per darci la chiave. Tu c'hai la chiave, Tola? Egli è venuto per darci la chiave. Dice, finalmente non chiederò a Carmelo o a Deborah le chiavi. Lode Gesù Cristo. Le chiavi del regno le dà Gesù Cristo. Qua, personalmente. Rapporto personale con Gesù Cristo. E ti dà le chiavi. Ta, un mazzo. E poi l'hanno raffigurato, no? Poi qualcuno ha raffigurato San Pietro con le chiavi. Dice, col mazzo di chiavi. Che Gesù parla delle chiavi del regno. Gli dice, Pietro, tu c'hai la chiave. Tu hai le chiavi del regno. E nessuno te le potrà rubare. Quindi, poi qualcuno capendo a modo suo dice, guarda, le chiavi ce l'ha solo Pietro e basta, e nessuno gliele può toccare. E che, così. Ma il Signore l'ha detto a Pietro per dire a tutti coloro che credono in Lui, avviene la stessa cosa, come è avvenuto all'Apostolo Pietro, è avvenuto a tutti gli Apostoli che hanno creduto in Lui, che l'hanno accettato, l'hanno seguito. E ancora oggi continua, egli affida le chiavi del regno a chi le vuole, a chi le cerca. Gloria a Gesù Cristo. Tu vuoi le chiavi del regno? Io sì. Signore, dammi le chiavi. E se lui ce le dà, nessuno ce le può toccare. Signore, io le custodirò. Io mi ricordo Karim, non c'è stamattina, dov'è? Malato. Signore, guarisce e libera Karim. Stamattina c'è un'epidemia, sembra. Signore, guarisce e libera i nostri fratelli che non vediamo nel nome di Gesù Cristo. Quando ai tempi che era custode della Chiesa, illucidava i la domenica mattina poi arrivato a un certo punto che per Dio non sapeva più a che servivano quelle chiavi. Grazie a Dio oggi è ritornato al Signore. Era stato lontano. Lode Gesù Cristo. E un giorno, la verità, Anna, la colpa è mia. Ho pregato io. Dio Signore, magari riportacelo. Per me, a un certo punto lo vedo spuntare. Poi lo sentivo tossire strano, ho detto io, fratello Carmelo, che è primario al Morelli, ho detto io, controlla sto poveretto che si è salvato. Salvato. Salvato per grazia. Ogni tanto ricordi, salvato per grazia. Gloria a Gesù Cristo. Come me, io sono salvato per grazia. Ti pare che salvato per grazia. Per fede. Perché credo. Se tu credi, siamo fratelli. Siamo fratelli e sorelle. Perché Egli ci unisce, con la sua parola ci unisce, ci fortifica e ci rende forti per poter combattere le battaglie su questa terra. Dice, perché su questa terra noi avremo una battaglia continua. Fuori, sai che cosa c'è? Guerra. C'è guerra. Sai perché non c'è guerra? Perché fa l'armistizio con il nemico. Dice, guarda. Spartiamo 50-50. Qua io, qua tu.
qua tu. E che se non gli sta bene quello da ti uccide. Lode Gesù Cristo, perché Satana accordi non ne fa per la vita, per la morte. Ruba, distrugge e uccide. Non vi fidate di Satana, egli regna nel mondo. Lode Gesù Cristo. Fidati del Signore Gesù Cristo. Cercalo con tutto il tuo cuore e tu lo troverai. Troverai la via d'uscita, troverai la salvezza. Troverai la sapienza, Dio ti indicherà la via. Sai quante volte io ho trovato la soluzione ai problemi pregando? Io mi addormentavo pregando, presentando i miei problemi al Signore, e durante la notte mi sveglio a un certo punto, Signore, che è la soluzione. Dico, Signore, grazie. Signore, grazie. Sai quante volte ho visto che mi ha aperto il portone, le porte, per risolvere i problemi? Non so se è capitato a qualcuno. Non sono solo. Signore, grazie. È vero. Che meraviglia. Abbiamo lo stesso Dio che interviene nei nostri bisogni, fratelli, nei nostri bisogni. Egli non è lontano da noi. Non è là come ci fanno vedere le religioni, è là. È qua, con noi. È in mezzo a noi questa mattina. Sta guardando al tuo cuore, sta guardando alla tua anima, hai bisogno della tua vita. Fallo entrare affinché possa cenare con te. Egli vuole cenare con noi, ci vuole avere un rapporto con noi. Gloria a Gesù Cristo. Nicodemo disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Non puoi entrare nel regno di Dio. E Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Guarda come battezzavano i nostri fratelli, l'apostolo Pietro, come battezzava. Per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa e per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. Ne chiamerà. Quando noi giungiamo alla salvezza, vuol dire che siamo chiamati. Questa mattina è una mattinata di chiamati. Voi siete qua perché siete chiamati. Avete risposto alla chiamata. È arrivata una chiamata. Tola, è arrivata una chiamata. Dice: ma avevo il telefono spento. È arrivata la chiamata. E tu l'hai sentita questa mattina. La verità, dai, confessalo, che hai sentito la chiamata. Che bello confessarlo, che meraviglia. Vedi, vedi perché stiamo bene nello spirito? Perché abbiamo risposto alla chiamata dello Spirito Santo. Non c'è bisogno, dice, ma non c'è campo, non ti preoccupare. La chiamata arriva. E questi sono coloro che hanno risposto. Grazie a Dio per quelli che hanno risposto. Preghiamo per quelli che non l'hanno sentita, che dormivano, che erano assopiti. Preghiamo per i nostri vicini, per i nostri fratelli. Ogni tanto voi svegliatevi,
dal torpore, là, quando li vedete che dormono, svegliateli, chiamateli, ditegli dov'eri. Lode Gesù Cristo. Dice, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà, ma noi dobbiamo trasmettere la parola, dobbiamo predicare affinché la parola possa giungere e possa toccare i cuori, fratelli. Come si possono salvare se nessuno ha udito? E come possono udire se non c'è chi predichi la parola? Lode a Gesù Cristo. Vai, pronunzia, parla nel nome di Gesù Cristo, vai, parla. Che quando tu ti metti in atto a fare la volontà del Signore, lo Spirito Santo ti investe, ti riempie, ti tocca, ti purifica. Vuoi vedere che tutti i tuoi problemi spirituali saranno risolti servendo Gesù Cristo? Io questo lo predico, l'ho vissuto, lo predico, lo vivo, lo trasmetto. Predica l'Evangelo. Ieri ho chiamato a Mattia, Tola, Loredana. Giocavano, io parlavo del Signore e facevano caciara. Ho chiamato e ho detto, ora mettiti là, ascolta quello che io dico, poi vai e gli predica. Mattia, preparati e ti mando a Piazza Italia. Ce la fai? Ma lui va, ha la faccia di bronzo. Oh, l'ho visto, gli parlava, quelli erano così, lo guardavano. E Mattia che gli predicava, gli hai predicato bene, se li facevi ridere ti tiro le orecchie, vedi? Lode Gesù Cristo. Dio ci chiama a predicare l'Evangelo, la verità. L'Evangelo è verità. Ci chiama a trasmettere a quelli che noi amiamo, a quelli che noi conosciamo e anche a quelli che non conosciamo la parola di Dio, che è la soluzione di tutti i nostri problemi. Lode Gesù Cristo. E chi crede poi nella parola giunge a un frutto. Cerca le cose di Dio. Cerca di essere aderente, vicino alle cose del Signore. Lode Gesù Cristo. Signore Padre, grazie. Ci vogliamo alzare in piedi, vogliamo ringraziare il Signore per quello che Egli ci ha dato. Padre, grazie nel nome di Gesù Cristo. Signore, ti voglio ringraziare, Padre. Signore, grazie per l'opera tua, grazie per come tu ci chiami, Signore, e abbiamo potuto rispondere alla chiamata. Grazie, Padre, che ci liberi, che ci hai liberato per poter essere presenti. Noi comprendiamo che è una grazia, Padre, poter fare la tua volontà, servirti in questi giorni. Io ti prego, spandi il tuo spirito su ognuno di noi, Padre. Spandi il tuo spirito. Spirito Santo, riempi ognuno di noi. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Ricevete lo Spirito Santo. Credici. Signore, ti voglio pregare, Signore, riempi tutti i cuori questa mattina. Perdona tutti i peccati, Padre. Chi ha bisogno del perdono dei peccati, alzi le sue mani. Signore, perdona tutti i nostri peccati. Nel nome di Gesù Cristo. Purificaci, Signore. Guarisci, Signore, i nostri corpi mortali. Dai forza, vigore. Padre, riempici col tuo spirito, Padre. Per fare la tua volontà, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Chi sente può ringraziare.